Radio Station, Radio Bruno. Cominciamo questa seconda ora di Bruno Mattina con due graditissimi ospiti. Beh, ma insomma, telecamere puntate esatto, su. Esatto, perché sono bellissimi Gianmarco Tavani e Sara Brusco, che sono i conduttori di Yes Weekend su Sky TG24. Sono passati a trovarci questa mattina. Parlavamo di turismo, di viaggi, di vacanze insieme agli ascoltatori e guarda un po' chi ci compare. Ciao ragazzi, benvenuti. La grazie. Rubrica del turismo. Grazie per averci ospitati oggi. Noi ci stiamo preparando anche fisicamente proprio al nostro nuovo tour, a questa nuova stagione che partirà il 20 maggio appunto su Sky TG24. Gianmarco mi sta facendo allenare per... Vedi? Anche se la più temeraria mi sa che sei tu, avendo visto qualche puntata. Ragazzi, allora qualche consiglio, visto che ci sono un po' di fine settimana belli, anche di ponti lunghi, un posto bello 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 dove fare un weekend, dove siete stati e tornereste domani? Ma allora io direi, intanto siamo partiti da Firenze, quella è la casa sull'albero, per noi che siamo anche emiliani, abbastanza bello. Vicino, e fai un weekend atipico in Toscana, casa sull'albero, vai da Desinare che ti insegnano a cucinare. Beh, noi siamo esperti qui. Ho scoperto il rafting sull'Arno. Ma io non la sapevo sta cosa qua, che si potesse fare rafting sull'Arno. Neanche sì. Io, con ciabatte un tradito che si staccano. No, diciamo un nuovo modo di visitare le città, con città anche conosciute, però un nuovo modo di visitarli, quindi attività particolari, case sull'albero, bubble suite in Liguria, abbiamo visitato le macine del confluente, quindi se volete dormire in una bolla potete andare in una bolla. In una bolla trasparente, oppure nelle Maigapriu, che sarebbero queste case a pigna in Friuli Venezia Giulia, a Ugovizza, e sono delle pigne che volano, a pigna, sono già follemente innamorate. E poi il picnic tra le vigne, Monte delle Questo Vigne, Parma, sì. Qui siamo a Parma, in Emilia Romagna, quindi possiamo dare anche qualche destinazione. O Madame Dubois in Piemonte. Ecco, cos'è Madame Dubois? Ah, Madame Dubois è una signora che aveva paura delle vertigini, ma i suoi genitori erano dei circensi, e lei una sera scappa a bordo del suo, col suo destriero in mezzo a, questo, a questa giungla, sì. E costruisce un carro gypsy dove tu vai e hai tutta la finestra la mattina quando ti svegli dal letto che sei in mezzo al bosco, e una vasca da bagno, ed è sei in mezzo alla natura. Sì, praticamente bello. Dormi in questo carro gypsy in mezzo al bosco, e è bellissimo perché sei a contatto con la natura in mezzo a un bosco vero e proprio, ed è molto rilassante, insomma, se ti vuoi prendere due giorni di relax. Mi piacciono già tutte le idee che avete quanti proposto. Spunti, quanti spunti bello. Originali che si trovano guardando il programma di cui stavamo parlando, cioè Yes Weekend. Sì, e siamo presenti anche sui social. Esatto, non solo, ci sarà anche un libro dove si possono poi andare a carpire altre informazioni. L'avete scritto voi due, giusto? Punto una di vera vista mattonella, sì. Abbiamo scritto un romanzo alla fine di 320 pagine, no. Che grazie alla nave di Teseo sarà pubblico il 24 maggio, e siamo molto orgogliosi. Abbiamo cercato di raccontare in maniera divertente la nostra avventura, questo programma, e di renderlo un vero e proprio libro. La ma sentite parlare tanto, ma quando scrive ancora di più. Ecco, perfetto, molto perfetto. Bene. Così abbiamo scoperto che lei è quella più temeraria, più audace, tu sei quello che si fa un po' trascinare. Sì. Che fa le cose a sua insaputa, a suo malgrado. Malgrado, diciamo. Noi uomini ignari di quello che ci accade. Grazie Gianmarco Tavani, grazie a Sara Brusco per essere stati i nostri ospiti. Vi riaspettiamo quando vorrete. Quando grazie. Magari tornate da queste parti, potete esatto. fare tranquillamente. E buon viaggio, perché partite per le Canarie, vero? Sì, andiamo a registrare la prima puntata. Porto Gianmarco in mezzo al vulcano, dove sì. faremo una bellissima location che però vedrete nelle prossime puntate. Mi raccomando. Lo vedo già . Abbastanza preoccupato. Sì, sono mi sembra già provato. Pronto per la prima puntata. Attenzione. Sì, sì, sì. Ciao amici. In bocca al lupo. Ciao, ciao, buona Pasqua.